il nemico nostro. Congiurato ai nostri danni, si fa forte con i deboli, ma con chi l'affronta con l'arma in pugno, diventa un vigliacco. Pace e bene, fratelli e sorelle, a tutti voi. Ecco, ci parla ancora una volta Padre Pio del nostro nemico, colui che congiura continuamente contro di noi per impedirci di essere, come ci diceva ieri Padre Pio, nella gioia, nella pace, nella serenità, ma anche ci vuole impedire di incontrare il Signore. Ecco, sempre si mette tra noi e Dio, tra noi e il bene, come quei nuvoloni pesanti e scuri e bui che nascondono il sole. Ma noi vogliamo ricercare il sole e Padre Pio ci dà un'indicazione molto chiara per realizzare questo incontro col bene, col sole, con tutto quello che impedisce a questo nemico di sopraffarci. E qual è questo mezzo? Ci dice Padre Pio l'arma che deve prima di tutto essere, lui ce lo ricorda, essere la fiducia nel Signore, fidarci di Dio, mai allontanarci da quella fede, da quella confidenza, da quell'abbandono che dobbiamo avere in Dio. E l'altra arma che lui sempre indicava come arma è il rosario, cioè l'incontro, la venerazione, la devozione a Maria, perché Maria è colei che fa togliere le nuvole dalla nostra vita, come quei bambini che quando sono tristi, afflitti, sconsolati, una volta che vengono presi in braccio dalla mamma, si dimenticano di tutti i mali. Così è la nostra anima nell'incontro con Dio attraverso Maria. Buona giornata a tutti voi.